togliamo le cose sparse in giro che lascio. Bene, iniziamo. Let's start. Ciao ragazze, bentornate in un nuovo video. Oggi vi parlo di un'altra recensione, stavolta a causa mia l'ho sbagliata. Cercavo una cosa diversa da quella che mi è arrivata, ma non ho letto bene, però è una cosa utile che potrebbe servirvi. Vi parlo intanto del rivenditore che si chiama Kuman. Non vi faccio vedere l'indirizzo. Arriva tutto in questo scatolo confezionato davvero molto 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 bene. E vi parlo di un raspberry che però io ho sbagliato con l'abbreviazione, ve l'ho detto. Avevo richiesto un raspberry, ma non ho letto in realtà che mi hanno mandato il set, mi hanno mandato diciamo tutto l'occorrente per il montaggio senza il raspberry. E cosa ci fate senza il raspberry? In poche parole, per chi non conosce il raspberry, quindi cos'è e cosa non è altro che un dispositivo hardware di ridotte dimensioni capace di offrire all'utente molteplici utilizzi, tipo collegamenti a internet o archiviazione di dati, oppure fare vedere dei video o semplicemente dare dei contenuti multimediali. Quindi, come se, vi faccio un esempio, vogliamo andare a vedere un film, basta cliccare su questo computer il titolo del film che vogliamo avere, anziché trovarci tutti i film in lingua straniera oppure delle piccole parti, vi trova il film per intero. Quindi diciamo che è una cosa parecchio 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 utile per me che amo i film. Quindi niente, adesso vi faccio vedere il contenuto che utilizzerò non appena ri riesco a farmi mandare un Raspberry, se riesco, perché è una cosa molto difficile comunque. L'imballaggio sempre con la nostra pluriballe, quindi molto utile per non rompere i prodotti. Troviamo questa USB che servirà appunto per collegare, per avere più memoria, più velocità, dipende da quello che vogliamo farci. Questi cavetti. Riesco, lo esco così. Insomma, è proprio tutto il montaggio che troviamo dentro un computer, stavolta all'esterno. È un vero e proprio computerino questo Raspberry. Questa scheda. Poi la cosa bella che mi è piaciuta è che all'interno di questo scatolino ogni parte è stata confezionata comunque in ogni caso, ogni singola particella che troviamo. Col pennino perché touchscreen e all'interno, se non combino un macello ve lo faccio vedere, c'è appunto questo computerino, questo schermo per vedere fuori film o comunque anche navigare in internet attraverso questo schermetto qui, con questi collegamenti dietro. È davvero una cosa molto utile, secondo me. Poi troviamo il caricabatterie, la ventolina per non fare surriscaldare il nostro dispositivo e lo scheletrino, il cofanetto comunque. Dove inserire all'interno il Raspberry, giusto per non lasciare fili in mezzo ai piedi, quindi è una cosa davvero molto utile. E poi comunque sotto lo scatolo troviamo ancora la carta da pluriball, appunto per non fare rovinare ogni singola parte del prodotto che arriva. Niente, detto questo, ringrazio il rivenditore, mi scuso se non posso fare una recensione più dettagliata, la farò nel momento in cui avrò un Raspberry, quindi avrete più informazioni, avrete un'idea molto più chiara di quello che ho detto, magari avrò detto un pugno di stronzate perché non me ne intendo, ma vi assicuro che vedendo all'opera quello che vi ho appena accennato renderà molto l'idea. Non so se ho detto un concetto, una frase di senso compiuto abbastanza interessante, però spero di essermi fatta capire. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!